Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori e bentrovati su Radio Science per questa nuova puntata di Spazio Aperto, la prima del 2016, quindi naturalmente facciamo a tutti voi e a tutti noi gli auguri di un anno quantomeno più portatore di chiarezza e di verità sui tanti fronti che ci vedono ormai impegnati come nazione e come cittadini. Salutiamo Rosario Moreno, bentrovato Buonasera, Rosario. grazie e bentornati a tutti quanti, non solo al sottoscritto. Il nostro regista da Treviso. Salutiamo la nostra ospite Simona Mazza, giornalista della Spia Press. Benvenuta Simona. Buonasera Simona. Grazie a voi per l'ospitalità. E salutiamo Nino Malgeri, blogger. Buonasera Nino, Buonasera benvenuto. Nino. Buonasera a tutti voi e anche a chi ci ascolta. Buonasera a tutti. Allora, il nostro Massimo Bonella, il direttore di Pianeta Oggi TV, interverrà per la rassegna stampa finale alle 19:20, per cui in apertura questa sera siamo orfani. Allora, Simona, partiamo subito con te, partiamo subito dal tuo articolo, dall'articolo pubblicato dalla Spia Press, una testata online, e un articolo che parla di Xylella. La nostra trasmissione si è occupata sin dall'inizio, diciamo, di questa piaga terribile che ha travolto il Salento e ha travolto il settore dell'olivocoltura, determinando dei danni ingentissimi ambientali e naturalmente anche economici, perché la produzione dell'olio indubbiamente risentirà in maniera pesante di tutto quello che è accaduto. E lo faremo anche con te, Nino, naturalmente, che hai un interesse spiccato su argomentazioni di questo genere. Ecco, mi si impone di farvi una domanda che sicuramente sarà stata per voi motivo di riflessione, perché sovente capita di essere accusati di questo. Siete i soliti complottisti o effettivamente, secondo voi, c'è un'altra visione di quello che sta accadendo nelle Cese? Ma guarda, Antonella, ti rispondo subito dicendo che ovviamente la tesi del complottismo è quella che fa più comodo a chi detta le regole del gioco. Quindi, al di là delle ipotesi strampalate che spesso si nascondono dietro alle vere e proprie tesi complottiste più, veramente più impossibili, io credo che in questo caso di complottismo non si può parlare, perché ci sono delle prove, delle evidenze che dimostrano il fatto che forse c'è qualcosa di più dietro al fenomeno appunto della Xylella. Parliamo del famoso gasdotto, parliamo anche di chi ha interesse all'interesse economico prevalentemente, parliamo di interessi internazionali come gli interessi tra il nostro paese e anche la Turchia. Io mi riferisco sostanzialmente al discorso del TAP, cioè i complottisti, come dicevo nel mio articolo, hanno scoperto che per una strana coincidenza questi ulivi si trovano in una zona ben precisa che ostacolerebbe il passaggio del gasdotto TAP, che parte dal confine tra la Grecia e la Turchia e poi si dovrebbe collegare al Trans-Anatolian Pipeline per poi approdare nel Salento, in prossimità di Sanfoga. Quindi sicuramente questa è una tesi da vagliare. C'è chi parla poi di un prodotto elaborato da una multinazionale, elaborato A Taurino. sì, della società Alellix, laboratorio brasiliano. La coincidenza è che appunto questa Alellix è anagramma di Xylella, una società della Monsanto che ha dei laboratori anche ad Israele. Qui avrebbero chiesto appunto degli ulivi OGM, resistenti quindi al batterio, adatti a sostituire le nostre varietà autoctone nel caso in cui venissero distrutte. Quindi la Monsanto è stata la prima azienda, e questo è importante sottolinearlo, a sequenziare il DNA della Xylella, e farebbe molto pensare questa singolare coincidenza. Quindi, sai, di complottismo è facile parlare, però in effetti anche la magistratura ha ravvisato delle anomalie. E allora noi ci auguriamo che forse possa essere svolta qualche indagine, magari in maniera un po' più seria. Ecco. Anche perché questo naturalmente ha visto rispetto all'inefficacia dei provvedimenti adottati, la rimozione di Silletti, che è uno dei nomi eccellenti fra coloro che sono stati indagati dalla Procura. Sì, Allora, sì. alla luce di un'azione della Procura così spiccata e così
decisa, sono stati chiesti, è stato chiesto di rendere pubblici i documenti rispetto alle ricerche, perché pare che addirittura non sia la sola xylella la causa del disseccamento rapido degli ulivi, e quindi questo può essere chiarito soltanto entrando in possesso di tutti quei dati rispetto alle ricerche effettuate, che sino ad ora non sono stati diffusi in maniera chiara ed evidente. La loro stessa consultazione risultava complicata. Simona, nel tuo articolo riporti i capi di imputazione, vuoi un attimo ricordarli di modo da rendere più chiara la situazione? I capi di imputazione? Sì. Sì, ma, guarda, è stata fatta una verifica e sostanzialmente sono state trovate delle anomalie, e dopo le dimissioni di Cilecchi, che era l'ex commissario, è stato indagato insieme ad altre 9 persone dopo un'inchiesta della procura di Lecce condotta dalla PM Mignone e da Roberta Ricci. Pare innanzitutto, già questa è una cosa che volevo sottolineare, che non ci saranno più i commissari. I reati contestati dalla procura sono diffusione di una malattia delle piante, violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale, falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici, falso ideologico, getto pericoloso di cose, distruzione e detruttamento delle bellezze naturali. Poi volevo anche far notare un'altra circostanza, e questa è stata da prima segnalata anche in un'intervista della PM di Lecce sul Fatto Quotidiano, dove dichiarava che l'ente di ricerca di Valenzana, questo è importantissimo secondo me da non sottovalutare, che potrebbe aver avuto la responsabilità di omettere questi dati e di evitare che il fenomeno della xylella potesse essere circoscritto, gode di una legge di immunità assoluta. Allora anche qua secondo me c'è da fare delle valutazioni e delle indagini. C'è una legge, che è la legge 159 del 2000, varata dal governo Amato, che dice esattamente così, recita: l'autorità giudiziaria italiana non può violare il domicilio dell'istituto, non può effettuare sequestri, perquisizione e confische. Quindi anche in questo caso ci rendiamo conto che se non si può fare alcuna indagine anche sull'ente preposto, forse ritorniamo sempre alla teoria primaria, la teoria di cui parlavi all'inizio, quindi quella del complottismo, forse c'è qualcosa che non funziona. Nino, tu sul tuo blogger ti sei occupato anche di questo e di tanti altri, di altri temi che purtroppo riguardano le deturpazioni a cui il nostro territorio è sottoposto. Che idea ti sei fatto rispetto a questa situazione e quali sono le idee che hai raccolto? Allora, prima di tutto vorrei specificare questa particolarità. Chi si interessa di questi argomenti in maniera diffusa e articolata è un'organizzazione che è qui sul territorio Lazio, si chiama Biocannabis, potete andare sul suo sito biocannabis.it, e su questo argomento ha fatto una indagine molto approfondita. Non parliamo di complottismo, ma parliamo proprio di dati di fatto. E questa organizzazione no profit, poi oltretutto, ha fatto un lavoro veramente particolare su quello che sta succedendo nella vostra terra. Il fatto di aver scoperto e aver mandato in rete il tracciato del TAP, di questo famigerato TAP, che coincide perfettamente con la terra del Cilento dove sono stati abbattuti gli ulivi, e secondo me non è più complottismo, ma è far vedere e far capire alle popolazioni che queste nefandezze che la Monsanto e le sue alleate società stanno operando ai danni di tantissimi agricoltori, ma anche sulla
popolazione stessa, non solo degli agricoltori. Ciò, secondo me, far capire che questa operazione che è stata studiata a tavolino è una fattezza mostruosa, perché oltre ad abbattere migliaia di alberi che sono veramente la grande opportunità di queste terre, stanno massacrando un territorio intero. È sempre il discorso complottista per quanto riguarda l'informazione ufficiale, ma è una realtà che ci troviamo davanti tutti i giorni. Se vogliamo parlare delle grandi opere che stanno devastando il territorio, vogliamo parlare della TAV in Valsusa, al MUOS a Niscemi in Sicilia, e ultimo questo episodio della Xiella, che poi, guarda caso, la Xiella non è nient'altro che l'anagramma di questa società della Monsanto. Il nostro impegno deve essere quello di far dire a più persone possibili che c'è una strategia globale, perché poi è veramente una strategia globale, di farci tenere sempre sottomessi a questi grandi gruppi, a queste multinazionali, e noi dobbiamo ribellarci a tutto questo. Lo dobbiamo fare con i mezzi che ci abbiamo, però è l'unica alternativa che abbiamo rispetto a questo sistema che ci sta fagocitando, veramente, letteralmente fagocitando. Io vi chiedo di dare le informazioni che trovate. Aspetta un attimo, Nino, perché Simona, perdonami, ma purtroppo sentiamo molte interferenze che arrivano dal telefono. Non so se è un problema di linea o... Io sento molto disturbato, in realtà. Mi sento anch'io molto, molto male. Sì, in effetti, perché purtroppo non riusciamo nemmeno a sentire bene quello che Nino ci sta dicendo. Si alza un po' la voce, Nino, per favore. Adesso mi sentite? Ecco, forse è meglio. Proviamo ad andare avanti, vediamo un po' se... Ecco. Sì, per concludere questa, poi magari ne possiamo riparlare. Invito tutti veramente a collegarsi con questo sito, ripeto, biocannabis.it, dove trovate in maniera dettagliata quello che sta succedendo nel Cilento. Ci sono tutte le informazioni per poter capire quello che ci stanno facendo e che ci stanno perpetrando ormai da diverso tempo, perché noi sappiamo queste notizie da quest'estate, da quando c'è stata l'esplosione della Xiella. Ah, naturalmente voi che siete nel Cilento sapete benissimo che questo vituperato TAP ormai va avanti da diversi anni. Si sono succedute nella regione Puglia diverse amministrazioni, ma l'obiettivo è stato sempre lo stesso: portare avanti questa nefandezza che è questo maledetto gasdotto. Poi, se vogliamo parlare anche delle fonti rinnovabili e di quelle che potrebbero essere le alternative a questi mostruosità che stanno portando avanti, ne potremo parlare anche in seguito. Ma svariate volte nelle nostre trasmissioni ci siamo occupati di questo, e questa sera abbiamo deciso di parlare di Xiella assieme a voi, proprio perché stiamo notando un certo interessamento rispetto a questo problema, che evidentemente si sta cominciando a comprendere quanto importante sia a livello nazionale. Simona, nell'articolo naturalmente si indicano
tutte le circostanze di cui parlavate tu e Nino adesso. Ma ecco, come giornalista ritieni che l'informazione venga data nel modo corretto, e se questo non avviene? Assolutamente no. Certo. Non viene mai data l'informazione corretta, perché ovviamente i media non hanno interesse, anche perché spesso e volentieri i media sono i regimentati, quindi sono soggetti ovviamente alla volontà del padrone. Quindi tendenzialmente io non credo nella informazione libera, nella libertà di pensiero, neanche nella libertà di parola. E poi c'è un altro fattore, che è quello della paura, anche perché i nostri mezzi stampa, noi giornalisti siamo frequentemente attaccati e soggetti ovviamente alle querele per qualsiasi cosa, quindi si sta molto attenti anche nel toccare certi tasti, anche nel solo sfiorare certi nomi e fare emergere quelle che sono le realtà, proprio perché si ha paura, perché non siamo protetti, non siamo tutelati. La nostra categoria purtroppo è sottopagata e a maggior ragione soggetta anche a delle sanzioni penali e anche delle sanzioni economiche talmente forti che si preferisce tacere, magari parlare delle tesi più comode piuttosto che effettivamente cercare di scoperchiare il vaso di Pandora. Quindi in questa occasione faccio anche complimenti a voi che avete avuto l'ardire di poter sfidare in un certo modo quello che è l'andamento generale e consueto delle cose. Ma infatti Simona e Nino, quello che credo dovrebbe non solo meravigliarci ma anche interessarci è che questa quello che sta avvenendo non soltanto tocca non solo i pugliesi ma il nostro paese dal punto di vista economico, ma anche secondo me evidenzia quanta indifferenza possa essere mostrata da una politica non attenta. E non solo, ma abbiamo avuto bisogno, almeno fino ad ora, credo che si andrà avanti, di una procura molto attenta che svelasse il retroscena di questa iniziativa. Allora a questo punto mi chiedo se ci sono delle feratezze compiute da strutture come quelle di cui abbiamo parlato prima, in grado di non interessarsi oppure di disinteressarsi di grossa fetta di popolazione, tanto da metterla in difficoltà, in gravissime difficoltà economiche. Cosa dobbiamo ancora aspettarci? Sicuramente, come diceva Nino Malgeri, dovremmo pensare a un complotto internazionale. Che ne pensi, Simona? Dice, a me non ho capito. Sì, io chiedevo il tuo parere, cioè voglio dire, l'azione esercitata con tanta attenzione su un territorio come il nostro potrebbe farci temere altre azioni uguali, voglio dire, senza... No, certo, senza... Certo, ci sono sempre dei poteri ancora più forti, noi siamo soltanto l'ultima pedina, siamo soltanto la pedina più piccola, quindi assolutamente condivido le tesi di Nino, cioè riguardo una politica internazionale che poi quella della politica delle multinazionali, che tendono ovviamente a convogliare soltanto in un potere unico, globale e forte tutto quello che è l'orientamento globale a livello di commercio, di legislazione, di politica, quindi insomma, secondo me il pericolo è molto forte, però noi non ce ne rendiamo conto né come cittadini né insomma, in generale non pensiamo più che altro al nostro orticello, alla nostra situazione, alle nostre contingenze, e ci lasciamo sfuggire quelli che sono i pericoli reali, che ovviamente saranno dei pericoli futuri, non si tratta di cose imminenti, però la tendenza è quella, e l'egoismo che soprattutto impera, quindi l'egoismo nostro come esseri umani potrebbe causare questo rinfoltimento dei poteri forti a discapito di quello che sarà il futuro delle nostre generazioni a livello ambientale, a livello economico e non solo. Sì, ma questo, Nino, non so se tu condividi questo parere, mette in evidenza anche il poco interesse che mostra alcuna parte della nostra politica nei confronti di queste iniziative. Cioè noi non siamo tutelati, abbiamo una rappresentanza politica probabilmente molto disattenta. Ma più che disattenta direi
complice. Non funziona. Io in garanzia. Mi sentite? Sì, ascoltiamo. Mi sentite? Sì, sì. Allora, dicevo, più che disattenta, io definirei questa classe politica, ma parliamo di tutti i partiti, nessuno escluso, sono dei semplici camerieri, sono dei servi al servizio di questi grandi gruppi. Perciò io direi non tanto di prendercela con questi signori che non fanno nient'altro che eseguire gli ordini. Il nostro obiettivo dovrebbe essere alzare il tiro verso questi grandi gruppi. Naturalmente l'informazione ci parla solamente di questi fiocri personaggi che imperversano nelle istituzioni. Se andate a vedere come singole persone sono dei mediocrissimi individui con poco cervello e eseguono solo gli ordini. Facciamo l'esempio, non so, di questo ultimo pupazzetto fiorentino che è messo lì e pompato dalle televisioni. Se andiamo a vedere, è un piccolo personaggio, come sono piccoli e mediocrissimi individui tutti quelli che lo circondano. Perciò quello che dobbiamo capire come cittadini, che abbiamo a che fare sì con questa interfaccia di persone che fanno il bello e il cattivo tempo, ma sono eterodiretti, sono manipolati dalle grandi gruppi, le multinazionali, ma soprattutto dalle banche, che poi le banche sono le proprietarie, le vere proprietarie della Monsanto e delle altre multinazionali. Perciò quello che dovremmo capire è che le banche, che sono i nostri veri nemici, dovremmo cominciare a capire i meccanismi che li fanno. Questi meccanismi di queste banche che non figurano mai, perché se andate a vedere la Monsanto è una delle tante, perché poi parliamo anche di Federpharma, perché oltre al discorso della Monsanto, che ha i suoi interessi su tutto quello che è il mondo agricolo, è collegato anche con il sistema delle ditte farmaceutiche, delle multinazionali farmaceutiche. Sono tutte collegate fra di loro e sono collegate tramite le banche, che sono le vere proprietarie. Questo è il concetto che bisognerebbe esprimere. Perciò non prendiamocela tanto con i politici, con questi esponenti di partito che sono degli infimi figuri, ma alziamo il tiro verso i veri complici di questa nefandezze che portano avanti. Andiamo. No. Mi viene da dire che i veri complici e i peggiori siamo proprio noi, perché come diceva Simona poco fa, tra qualche anno vedremo le conseguenze di tutto quello che sta accadendo adesso. Le conseguenze le stiamo già osservando nella Terra dei Fuochi, per esempio, dove i bambini nascono malati di cancro e dove si ammalano con una frequenza impressionante. Questo perché le terre, le acque, l'aria sono completamente appestate, e qui non parliamo di polveri sottili, dove è sufficiente interrompere il traffico degli autoveicoli per un mese, ecco, nella peggiore delle ipotesi, e forse tutto con un po' di vento e un po' di pioggia riesce a tornare nei ranghi, anche se poi con la pioggia quelle polveri sottili ce le ritroveremo nelle falde acquifere. Quindi non so alla fine quanto e come abbiamo risolto, ma ripeto, se i peggiori sostenitori, anzi i migliori sostenitori di questo sistema economico che ormai si è letteralmente impossessato delle nostre vite, siamo noi, perché la nostra indifferenza non può fare altro che rendergli facile la strada. Ora, nel Salento ci sono state tante realtà che si sono costituite per impedire che il patrimonio naturalistico, le diversità biologiche, perché appunto questi sono
autoctoni, sono alberi autoctoni, quindi non esistono di uguali altrove. Questo ha creato il coagulo tra delle persone finalmente, ma non penso e non credo che possa essere sufficiente. Allora chiedo a te, Simona, come giornalista, e a te, Nino, come blogger, che comunque ti occupi di comunicazione, come si può arrivare davvero al cuore dei problemi e riuscire a trasportarlo al di fuori di noi stessi e quindi agli altri? Perdonami, Antonella, non ho sentito bene la domanda. Come si può? Come possiamo noi, chiedo, ripeto, a te come giornalista e a Nino come blogger, portare ad una conoscenza maggiore, ad una maggiore consapevolezza? Cioè, cosa manca alla gente per capire cosa sta succedendo? Credo che ormai ci siano tutti gli elementi. Ma non manca alla gente di capire cosa, soprattutto se ci si rivolge alla rete, si riesce ad avere delle informazioni anche abbastanza corrette, quindi la gente, molta gente è a corrente di quello che succede realmente. Il problema è che si tratta sempre di poteri deboli e non riusciranno mai e poi mai a contrastare quello che è il fenomeno oramai incancrenito. Poi, ecco, ripeto, non parliamo delle grosse testate perché non affronteranno mai il problema e lì ci trova la mia grossa sfiducia. La sfiducia, eh sì, la demoralizzazione, certo. Nino? Come? Allora, io vorrei fare anche un'altra osservazione su questo argomento. Naturalmente siamo noi cittadini i maggiori complici, ma purtroppo con il sistema mediatico che ci ritroviamo è veramente difficile capire e informarsi. Naturalmente chi è in rete, chi si informa tramite la rete, ha una visione un po' più ampia, ma se considerate che buona parte della cittadinanza ancora adesso si informa tramite l'informazione ufficiale, che non dice niente, anzi svia e deforma la realtà, io non me la sento di dare la colpa ai cittadini, perché i cittadini siamo vittime di questo sistema. Naturalmente in questi ultimi anni rispetto al passato La rete ci dà la possibilità di informarsi in maniera più dettagliata e questa è una conquista, però non facciamoci fuorviare anche da questo, perché poi la rete c'è tanta di quella informazione, tante persone magari vengono sviate anche da quello che è la vera informazione. Il nostro compito come blogger, come giornalisti, è arrivare a più persone possibile. I cittadini purtroppo si trovano nella situazione di dover combattere quotidianamente con una realtà economica che è allo sbando. Noi dobbiamo pensare anche a questo, cioè questo sistema ci fagocita in tante maniere, soprattutto facendoci immergere in questa realtà economica sempre più misera. Poi siamo costretti quotidianamente a dover pensare a dover sopravvivere e perciò non abbiamo proprio la possibilità di informarci e di allargare la mente su quello che effettivamente questi signori perpetrano ai nostri danni. E in più, oltre a questo, oltre ad averci ridotti in miseria, ci mettono davanti sempre nuovi nemici. L'ultimo è l'ISIS. In precedenza c'avevamo Al-Qaeda, in precedenza c'avevamo i vari paesi musulmani. La strategia di questi personaggi è affamarci sempre di più, così non abbiamo il tempo di poter pensare ad altro, e in più ci mettono davanti dei nemici inesistenti. È una strategia
mortifera, squallida e iniqua, ma purtroppo dobbiamo far fronte a questo tipo di sistema. Per me l'unica strategia da poter portare avanti è quello che fate voi e quello che fanno gli altri giornalisti indipendenti che danno notizie. Sì, ma infatti Nino, siamo qui. Il problema è che questi personaggi comunque che ci rappresentano sono loro che dicono sì o dicono no, sono loro che decidono. E sarebbe interessante vedere se questa inchiesta viene condotta secondo regole, dove è possibile raggiungere l'obiettivo. Cioè, voglio dire, come può essere che un rappresentante di governo consenta una devastazione del territorio? Se è vero che è un rappresentante di governo, chi collabora con lui, quindi altri rappresentanti di governo locali e nazionali, non possono non sapere quello che stava accadendo. Allora, chi dobbiamo difenderci noi? Dei nostri rappresentanti di governo? Allora, è chiaro che dobbiamo difenderci soprattutto da loro, che sono la nostra prima interfaccia. Naturalmente loro sapevano già tutto, erano già informati perché sono complici e naturalmente lo sanno. Dobbiamo difenderci. L'unica arma che abbiamo in mano per difenderci è diffondere queste notizie a più persone possibili. Non abbiamo nient'altro. Cioè, se voi considerate che questi signori si permettono, e lo avete visto in questi mesi, in queste settimane, hanno eradicato migliaia di alberi centenari con questa maledetta scusa della Xiella, e la popolazione non ha, si è solo dovuta assoggettare e non ha potuto fare nient'altro che subire. C'è voluta un pubblico ministero, la magistratura, che è intervenuta per poter bloccare questo genocidio. Sì. Abbiamo tutto questo, abbiamo la diffusione di queste informazioni. Io naturalmente penserei anche a scendere in piazza a fare manifestazioni, a fare cortei, ma con la possibilità di interagire con questa gente tramite cortei e scendere in piazza non si può fare, perché siamo talmente massacrati dalla povertà, dalla miseria che ormai aleggia su tutto il paese. Quando trovi migliaia di persone che scendono in piazza per protestare su queste realtà, è veramente difficile. Ci hanno letteralmente bastonato, però abbiamo ancora delle speranze. Diffondiamo queste notizie, facciamo capire che ci siamo presenti e non ci arrendiamo a questi barbari, a questa gentaglia. Anche perché in effetti, Nino, di realtà di protesta ce ne sono diverse, ecco, forse un po' sparpagliate e poco conosciute, ma sicuramente esistono. Ricordiamo che Xiella e Alellix, che è anche difficile da pronunciare, non è solo un anagramma. La Lellix si occupa proprio di ha sequenziato il DNA della Xiella proprio perché sta conducendo degli studi sulla Xiella fastidiosa, perché la Xiella ha anche attaccato diversi uliveti in California, determinando dei danni enormi per la produzione locale. Quindi, quando qualcuno accusa di complottismo, dovrebbe forse un po' prima ragionare sulle cose, perché una lettura superficiale porterebbe indubbiamente a questo, ma qui ci sono dei dati di fatto ben precisi e anche abbastanza inconfutabili. Abbiamo la presenza sul territorio di un batterio assolutamente sconosciuto. È capitato in passato che ci siano stati altri episodi analoghi a questo, ma che con le pratiche della buona agricoltura si sia riusciti comunque a contenere. In questo caso rimane comunque abbastanza
curioso il fatto che le mappe siano sovrapponibili, che ci sia un batterio mai introdotto, mai visto in agricoltura sino ad ora, che ci sia una multinazionale che si occupa di fare ricerche su questo batterio, che sempre sul Mediterraneo esistono paesi dove la coltivazione degli olivi OGM è già una realtà. Insomma, tutti questi elementi messi assieme e supportati dall'azione della Procura non possono non indurci ad una riflessione. Certamente. Assolutamente sì. Vai, Dino. Allora, secondo me è la parte più importante di questa vicenda è la sovrapposizione di interessi diversi. L'interesse del TAP, del gasdotto che dovrà essere fatto, secondo loro dovrà essere fatto e dobbiamo batterci affinché non prosegua, e l'interesse di questa maledetta multinazionale che ormai ha fagocitato il mondo, perché se pensiamo che in India ormai la maggior parte delle sementi è in mano loro. Nino, ti prego di perdonarmi se ti interrompo, che proprio lì c'è una signora che si chiama Vandana Shiva, la quale rischia quotidianamente la sua vita proprio perché ha avuto l'arroganza, secondo molti, di alzare la testa rispetto a questa situazione, ed è una signora che corre il rischio di morire ogni giorno. Scusami, Nino. No, ma certo, ma tu introduci un altro argomento. Vandana Shiva è una donna eccezionale che si batte da oltre 30 anni contro la Monsanto e rischia davvero la vita tutti i giorni. La straordinarietà di questa donna è che è riuscita a far capire al mondo che cos'è questa multinazionale, tant'è che ultimamente, non so se avete avuto notizia, il Tribunale dell'Aia l'ha messa sotto processo la Monsanto per genocidio dell'umanità. Perciò Vandana Shiva è una donna che si è battuta e si continua a battersi da sempre contro questi giganti dei sementi, perché poi la Monsanto vuole avere l'esclusiva dei semi, quando i semi sono un prodotto naturale che dovrebbe essere alla portata di tutti. Ma vi faccio anche l'altro piccolo esempio dei semi di canapa. La canapa è stata in tutto il mondo resa illegale ed è possibile acquistare semi solo trattati, e guarda caso è sempre la Monsanto che ci ha messo lo zampino. Perciò noi abbiamo a che fare con delle gigantesche realtà che complottano quotidianamente su tutto il pianeta per accaparrarsi tutto quello che sono le nostre ricchezze, perché sono le nostre ricchezze. Sono le nostre ricchezze, ma è anche il modo migliore e più rapido per controllare il popolo. Ma certo, perché dicevo prima che controllano le popolazioni? Controllano tutte le popolazioni, a parte le guerre sparse in giro per il pianeta, ma controllano le popolazioni affamandole. Non è un caso che ormai da oltre 15 anni questo paese è sempre più devastato dalla miseria. Se pensate che dal 2001, cioè da quando è entrato in vigore l'euro, ogni anno che passa c'è sempre più miseria in questo paese. Ci controllano così, affamandoci, tenendoci sempre con l'acqua alla gola. Dobbiamo pensare al quotidiano, alla sopravvivenza, e non riusciamo a capire che cosa sono le vere strategie che questi signori stanno sviluppando nel corso di questi anni. Sono sempre le banche, però io focalizzo sempre l'interesse sulle banche, perché sono le banche che organizzano tutto questo, dalle guerre economiche alle guerre con le armi, ma sono sempre loro. Da 400 anni, da quando hanno istituito questi
criminali vanno avanti così. Noi come popolazione dobbiamo fare questo, informarci, è l'unico mezzo che abbiamo. Io rivolgo la domanda ad entrambi. Il procuratore di Lecce, il dottor Motta, so che dovrebbe incontrarsi a Roma con il ministro del governo italiano dell'agricoltura, eccetera. Cosa pensate, come pensate che possa evolvere questa situazione? Quali sono i risvolti, secondo voi, che ci potremmo aspettare? Simona? Per me finirebbe a tra luce e vino. Purtroppo non credo nella volontà di chi ci governa, non ci credo né ora né mai, per cui non mi aspetterei nulla di positivo, se devo essere sincera, anche perché non c'è nessun potere buono. Condivido in toto quello che ha detto Simona, non facciamoci illusioni, questo incontro che ci sarà fra il ministro Martina, mi pare che si chiama questo ministro, sì. Che non è nient'altro, sì. È una banderuola messa lì per fare da interfaccia, non succederà niente, metteranno tutto a tacere sperando sempre nella dabbenaggine e nella memoria delle persone che tanto ci butteranno addosso tante altre di quelle notizie che questa vicenda sarà messa lì da una parte. Naturalmente voi che siete sul territorio, che state proprio nel luogo dove questo crimine si sta svolgendo, dovete essere ancora più presenti e ancora più allerta, solo così. Io spero che facciate, io da Roma per me è veramente difficile arrivare laggiù, però veramente spero che tante persone siano in piazza, che difendano questi alberi stellari in tutte le maniere. Non aspettiamoci niente da questi signori. Il ministro Martina farà come al solito il pesce in barile, io non sapevo, io non pensavo, come fanno sempre da Ustica, dalla strage di Piazza Fontana, dalle grandi stragi, da tutto quello che è successo in questo paese negli ultimi 70 anni, loro hanno fatto sempre i pesci in barile, e anche in questo caso non ci sarà nient'altro che questo. Faranno un viso a cattivo gioco, diranno: ah, ma veramente era questo, era così che è successo? Ma poi tanto le notizie si accavalleranno e questa vicenda verrà messa nel dimenticatoio. Rendiamoci conto in questi giorni, no? Le ultime notizie che cosa ci stanno dando, l'informazione ufficiale? Parlano da giorni di questa vicenda di Quarto, una cittadina di 40.000 abitanti, è diventato un evento nazionale, perché devono sviare l'opinione pubblica sui veri crimini che questa gente sta perpetrando, e uno di questi è appunto gli ulivi del Cilento. Fateci caso, non si parla più, adesso ne stiamo parlando noi, no? In questa serata ne stiamo parlando di questa vicenda, ma vi risulta che ormai da settimane che non si parla più degli ulivi del Cilento? Fateci caso, perché? Perché devono sempre sfiare gli argomenti e parlare di tanto altro, fare un polverone, e quando il pubblico ministero si incontrerà con il ministro finirà come dice Simona, darà luce al vino. Bisogna essere presenti, stare sul territorio e stare allerta. Voi non pensate che questi focolai di protesta, parlo di quelli presenti qui in Puglia, quelli presenti nella TAV, quelli presenti in Sicilia, in altri posti dove la pubblica amministrazione sta depredando il territorio, possano avere voglia di unire le proteste e quindi creare un fronte unico? Le proteste... Sì, no, faccio solamente un breve inciso. Sì, le proteste
sicuramente le creeranno, sicuramente ci saranno i soliti attivisti che si batteranno affinché la verità venga fuori, però rimangono sempre fini a se stessi, perché non si riesce, non c'è proprio il modo di poter contrastare poi a livello effettivo, a livello pratico, quello che ovviamente i poteri forti non vogliono che venga contrastato, quindi rimangono sempre, sempre delle parole fatue. Puoi parlare, Nino? Lascio la parola. Allora, diciamo anche questo, qualche speranza ce l'abbiamo, perché se fosse così ineluttabile questo destino, allora che facciamo? Lasciamo perdere e facciamo... No, no, la speranza ovviamente... No, ma dicevo, la speranza... Assolutamente. La speranza ce l'abbiamo in questo senso. Se andiamo a vedere le singole realtà, per esempio la TAP, sono anni che l'esercito presidia quei luoghi, ma sono anni che non vanno avanti di un centimetro, perché le popolazioni della Valsusa sono talmente compatte che non li fanno andare avanti. La stessa storia sta succedendo a Niscemi. Doveva essere tutto pronto, doveva essere immesso in tutta la Sicilia questa onde elettromagnetiche del MUOS, che avrebbe fatto insorgere migliaia e migliaia di casi di leucemia, però per adesso è tutto bloccato proprio per le proteste delle popolazioni. Perciò la speranza c'è, nei posti dove sta succedendo e stanno portando avanti questi crimini, le popolazioni del luogo si stanno ribellando, e anche voi nel Trento vi state ribellando in qualche maniera, perché non è un caso che il pubblico ministero abbia aperto questa inchiesta. Ha aperto questa inchiesta perché è stato spinto dalle popolazioni e dalle persone che hanno manifestato la loro protesta in questo particolare esempio. Perciò la speranza ce l'abbiamo, siamo in tanti e loro sono pochi, e questo che mi rende fiducioso, che loro sono pochi, sono quattro gatti, in tutto il mondo sono 150 famiglie che gestiscono il pianeta, ma noi siamo 7 miliardi, perciò la speranza e la fiducia ci deve essere, e dobbiamo combattere affinché queste storie non vanno avanti. Guardate che anche se poi il pubblico ministero andrà da Martina e finirà tutto a tarallucci e vino, sul territorio, se si continua a combattere, continueremo a bloccarla questa gente. Vedete, qui sul territorio ti posso dire, Nino, che sì, adesso siamo funestati della Xylella, ma le tante associazioni nel Salento si stanno muovendo, ed è stato proprio grazie ad una di loro, in particolare, che è il comitato SOS Salento, che è stato il primo ad opporsi alle misure che erano state previste dal piano Silletti 1 e 2. Quindi è stato, fin dei conti, grazie alla loro azione che la magistratura ha dato il via alle indagini. Tieni anche conto del fatto che in Puglia abbiamo corso un altro bruttissimo rischio. Abbiamo corso il rischio di veder trivellare il fondo del mare a largo di zone come Polignano e Monopoli, che sono rinomate per il turismo, per le vacanze, sì, soprattutto dei locali, ma anche dall'estero, insomma, vengono un po' da tutta Italia anche. E abbiamo corso il rischio di veder trivellare il fondo del mare per recuperare del petrolio. Ascolta, se ti interrompo, Antonella, perché hai introdotto un altro argomento interessante. Queste trivellazioni che vogliono fare dalla Sicilia fino a tutto l'Alto Adriatico, se ci fate caso, però, con le proteste dei cittadini, e voi ne siete testimoni, queste maledette trivellazioni in qualche maniera le hanno bloccate. L'Ombrina in Adriatico non l'hanno più portata avanti. Da voi leggevo giusto oggi su Facebook che c'è una manifestazione giù le mani dal nostro mare. Perciò sì, loro
ci provano in tutte le maniere e in qualche caso ci riescono anche, per carità, perché hanno tutti i mezzi, ma noi come cittadini dobbiamo essere ottimisti e queste storie le ricacciamo indietro. Le trivellazioni che vorrebbero fare sono tutte bloccate, dall'Adriatico fino alla Sicilia non vanno avanti perché le popolazioni si stanno muovendo, ed è veramente importante questo, che i cittadini che sono sul posto si ribellino a questi crimini che stanno perpetrando, e io sono fiducioso per questo, perché l'ottimismo bisogna anche averlo, nonostante la crisi economica, nonostante che ci stanno mandando sempre più in miseria, noi stiamo reagendo, e questo mi fa ben sperare. Ecco, sull'onda di questo ottimismo io saluto Massimo Bonella, il direttore di PianetaOggiTV.net. Ben trovato Massimo. Buonasera Massimo. Sì, buonasera a voi, buonasera da Venezia, da Pianeta, dall'emittente online Pianeta Oggi TV. Allora Massimo, vuoi darci la tua rassegna stampa? Sì, allora brevemente, innanzitutto c'è una notizia molto importante che diciamo è appena arrivata, almeno qui da me, la leggiamo insieme per la prima volta. C'è stata una grossa valanga nelle Alpi occidentali della parte francese, nelle Alpi francesi, e si parla di morti e feriti. Dunque un gruppo di studenti e il loro professore sono stati travolti da una valanga nelle Alpi francesi, almeno 2 morti e 3 feriti gravi estratti dai soccorritori, ma il bilancio è però provvisorio. Si sta scavando in queste ore nella neve ghiacciata con l'ausilio anche dei cani alla ricerca dei dispersi. Si pensano che i dispersi siano 5. Dunque sembra che la slavina si sia staccata al passaggio del gruppo di sciatori, una decina, sulla pista nera di Belcombe, che era chiusa. La pista si trova su un versante rivolto a nord e molto ghiacciato. In queste ultime ore sono caduti una decina di centimetri di neve polverosa che non si sono ancora stabilizzati e quindi aumentano i rischi per il distacco di ulteriori slavine. Questa è la notizia, la grave notizia che è arrivata poco fa qui in studio. E poi abbiamo altre notizie, diciamo, sempre importanti, però diciamo in secondo piano, ve le dico rapidamente. Dunque parliamo del nono decreto salva IVA, c'è un ok della Camera, passa alla Camera dunque il segreto salva IVA, l'aula di Montecitorio ha approvato il provvedimento del governo con 297 sì, 164 no e 2 astenuti. Detto questo, che altro dunque possiamo aggiungere alle 19.26? Niente, nella nostra testata giornalistica abbiamo innanzitutto una breaking news che invita gli ascoltatori di Radio Science dunque a sintonizzarsi più tardi alle ore 22 con il programma Osservatorio Antimafia, perché parleremo della cattura di uno dei 2 killer che avevano ucciso il nostro amico e collega giornalista Pablo Medina. Si chiama Flavio Acosta, è stato catturato in località Pato Branco, a pochi chilometri dal confine con l'Argentina. Ecco, ne parleremo quindi questa sera alle ore 22, lo ricordo ancora, sempre qui su Radio Science TV, con il programma Osservatorio Antimafia. Poi vi segnalo, semplicemente per non portare via altro tempo, un documentario che lo trovate sempre a taglio primo nella nostra testata PianetaOggiTV.net, un documentario importantissimo che è stato realizzato dal noto giornalista Fulvio Grimaldi, dove praticamente ci fa vedere le conseguenze della guerra che c'è stata in Iraq. Quindi sappiamo che sono stati usati
armi chimiche, perché quando si parla di uranio impoverito è un'arma chimica a casa mia, e quindi in questo filmato verrà mostrato, verranno mostrate tutte le conseguenze di queste armi addosso alle popolazioni. Quindi ecco, se qualcuno è un po', diciamo così, gracile, un po' sensibile, gli suggerirei di non guardare questo documentario, oppure magari la prima parte, che è un po' meno. E poi a seguire ci sono altre trasmissioni, come ad esempio un segno mai visto nei cieli, che è stato nei cieli della adesso non mi sfugge, nei cieli dell'Ucraina. Il commento è del noto giornalista Jaime Moussan di Televisa Messico. Poi abbiamo il punto di Giulietto Chiesa, poi abbiamo i telegiornali di Pandora TV, e quindi l'editoriale molto importante di Mario Albanesi del sindacato CONA delle radio e televisioni terrestri. Poi a seguire il nostro settimanale Pianeta Oggi Report con l'intervista a Giovanni Zanolini. Ecco, su questo filmato vi invito ad ascoltare soprattutto l'ultima parte, diciamo la conclusione, a parte che è tutto interessante, perché il dottor Giovanni Zanolini, che è esperto in comunicazioni, in, diciamo così, in economia, parla molto bene, ci spiega perché c'è questa crisi, e anche a dare delle soluzioni, che piacciono o non piacciono, però lui è in grado di dare delle indicazioni molto interessanti da poter percorrere. E al termine ci sarà una mia, diciamo, conclusione, che va a ditare un po' quella che è la causa, la sorgente, diciamo, di tutto questo caos, tutta questa crisi, di questo pianeta che non funziona, di questo pianeta che è in mano al dio denaro, alla finanza, all'alta finanza. Cioè, chi c'è dietro a questa regia? C'è una persona alla fin fine dietro a questa regia, ecco. E quindi non c'è da stare tranquilli, dobbiamo invece cercare di essere sempre uniti, cercare appunto, come ad esempio con queste trasmissioni, le associazioni, fare rete e cercare di alzare la voce e di dire basta, di fronte a questa situazione noi non ci stiamo, e quindi denunciare tutte le cose che non vanno, e cercando anche appunto di proporre dei nuovi modelli di soluzione, diciamo così. Bene, io non ho altre notizie alle 19.30. Antonella, vediamo se c'è qualche novità per quanto riguarda questa enorme valanga che si è abbattuta nelle Alpi francesi. No, non ci sono altre novità. Ecco, rimarremo naturalmente su questa notizia, che è una notizia, diciamo, in corso, come si suol dire. Eventualmente saremo più precisi nell'edizione delle 22 con Osservatorio Antimafia. È tutto per il momento da Venezia, a voi da Lina. Bene, grazie Massimo, e speriamo che gli aggiornamenti non siano in segno negativo, insomma speriamo che ci siano notizie rassicuranti. Bene, sono le 19.31, la nostra trasmissione è giunta al termine. Ringraziamo Simona Mazza, giornalista della Spia Press. Grazie Simona per il tuo intervento. Grazie a te Antonella, grazie per avermi ospitato, e grazie soprattutto ai tuoi ascoltatori. Grazie Simona. Arrivederci Simona. E ringraziamo Nino Malgeri, blogger. Grazie Nino per averci dato il tuo punto di vista, per aver partecipato, e sicuramente avremo altre occasioni per parlare con voi. Ciao Nino. Grazie a voi e buona serata a tutti e anche agli ascoltatori. Buona serata. Salutiamo Rosario Moreno, il nostro regista da Treviso. Ciao Rosario, ciao, stasera. Ciao, buonasera a tutti voi. Sì. Buonasera a tutti. Grazie Rosario, e diamo appuntamento agli ascoltatori, come anticipava poc'anzi Massimo Bonella, alle 22 sempre qui su Radio Saiuz per l'appuntamento con Osservatorio Antimafia. Grazie a tutti e a mercoledì prossimo. Dopo.